Buongiorno, oggi c'è il sole che ti cieca. Oggi c'è, meno male, mo vado a camminare. Vado a camminare e poi vado dal dottore. E niente, stiamo andando giù a Civita per andare a camminare. Poi andiamo da dottore, poi voglio andare alla posta per chiedere una cosa, se riesco a fare tutto stamattina. Che dottore, devo andarci verso le 10, non so, le 7:58 oggi mi sono alzata più tardi perché stanotte non sono stata tanto bene, e ve lo dico dopo la sigla. Oggi non mi sento tanto bene, perché voi lo sapete, no? Che io sto solo col polmone e non so, mi sentivo soffocata stanotte, mi sono dovuta mettere a dormire seduta per respirare. Gliel'ho già detto al dottore, però il dottore mi ha detto di tornare al cardiologo. Ma dal cardiologo, cioè sono andata a dicembre, quello a pagamento. E mi ha detto che il cuore va bene, il polmone e il peso. Io penso, bevendo tutte le mattine succo di frutta, quello, il peso non va via. Perché questa dieta qui dovresti bere il latte. Se bevo il succo di frutta, però non tutti i giorni. Tanto oggi ho l'ultimo succo di frutta per prendere la medicina e poi basta. E vabbè, comunque adesso sto andando giù a camminare e poi andiamo da dottore insieme. Cioè, non posso fare tanta chiacchiera qua perché se no può essere troppo lungo il video, perché dopo porto con me quando andiamo dal dottore, l'abbiamo fatto a camminare e niente, sono le 8, ciao. L'orologio che mi suona e vabbè, comunque per qualche giorno, oggi è primavera perché non so quanto lo metto, ma lo metterò domani questo, però oggi è 21, sono registrata. Perché oggi ci sta già in preparazione un altro video, sempre di camminata, ieri che pioveva, e perciò non lo vedete oggi, ma lo vedete domani, perché già sta in preparazione, che pure è meglio perché lo metto con tranquillità, lo carico, è meglio. Vabbè, ditele un stappanno al vedro. Boh. Vediamo sto coso qua che lo spanna. E vabbè, comunque oggi primavera, bella giornata, speriamo che dura, che non piove. E niente, adesso ci lasciamo, ci vediamo dopo. Le persone ti sorpassano che c'è un prescia, poi non è che sono andata piano, io sto andando a 70 e va bene, ci vediamo dopo, ciao. Ecco, sono scesa ora e adesso stiamo andando a camminare. Come ho detto prima, non vi faccio vedere tutto, perché insomma dopo dobbiamo andare pure al centro storico dal dottore. Io vi porto come per ora, ciao, a dopo. Ecco, ciao, a dopo. E niente, comunque sulla ricrescita anche la dina non c'è, si vede. Vabbè, comunque finché dura,
me la godo, poi mi inizierò a rifare la piastra o compro spazzola, quella lì che asciuga i capelli, attaccata a foro, quella lì, le spazzole lì, vediamo un po'. E ok, meno male, bella giornata oggi con l'ombrello. Per ora vi saluto e ciao, a dopo. Allora, ho finito adesso di camminare e sono le 9:11. Adesso vado a Eurospin e devo comprare una cosa e poi andiamo dal dottore. Per ora ciao, a dopo. Ecco Fiorelli e Fiorelline, sono dovuta venire giù all'ospedale per prendere l'appuntamento per farmi il TAC. Mamma mia, quante ore! So, mezzo, le 11:52. Sono le 11:52, aspettate che mo tiro giù qua. Sono le 11:52. Mi hanno dato l'appuntamento per il 5 maggio, anzi, pensavo un anno, perché tutti di un anno. Il 5 maggio, a Acqua Pentente devo andare alle 8:15 di mattina. Al torace, ad alta risoluzione, KR lì. E vabbè, così vedo e sto tranquilla. Soltanto che mi sa dopo toccare in una PA, boh, non so, vabbè, metto il navigatore casomai, se non so dove sta. Dove parcheggia, lontanissimo da dove prendi gli appuntamenti. E perché non ci stanno parcheggi, ho trovato un parcheggio qua. E adesso andiamo a casa. Oddio, il volante sta così perché l'ho tirato giù. Bloccamolo. E vabbè, mamma mia, quanto tempo ci ha voluto. Perché io quando dormo notte, ieri sera per esempio, mi faceva male il petto. Però il cardiologo mi ha detto non dipende dal cuore, ma dipende dal polmone che sta dietro al cuore. E vabbè, mettiamo dietro questo foglio se non vola, e perciò voglio vedere come sta questo polmone, perché non l'ho fatta più a cosa, il TAC. E adesso ho preso l'appuntamento e devo andarci il 5 maggio. Vabbè, meglio 5 maggio. Che io pensavo era un anno. E vabbè, comunque adesso dona pure alla posta per vedere, banco posta qua sta scadendo, non me lo mandano, non so, perché io ci compro su Shein, su Amazon, banco posta, e perciò non lo so. Comunque adesso sto andando a casa, sono 5 minuti a mezzogiorno. Mamma mia, sono venuta qua, che erano le 10, mi sa, 2 ore passa prima da te venire il mio numero. Io avevo 92 e stavo a 45 quando sono arrivata. Mamma mia. Vabbè, comunque adesso stiamo andando a casa. Il 5 maggio mi vado a fare il TAC. Vabbè. Mi mettono dentro quel tubo del TAC, però almeno sa. Cioè, tanto che dopo non so se te la danno subito la risposta o devi rindare a prendere o te la possono mandare a casa. Non lo so, vabbè. E comunque adesso stiamo andando a casa e siamo stati tutta la mattinata insieme. Mamma mia, tutto questo tempo,
mi ci è voluto, mi si stanno arricciando tutti i capelli qua. Va bene, io adesso vi lascio perché è finito questo video e spero che vi è piaciuto e vi ho fatto pure compagnia, soprattutto. E adesso vi lascio, ciao, al prossimo video. Manca respiro. Ciao.